Con il termine esiti riferiti dal paziente, in inglese patient reported outcomes, intendiamo sostanzialmente un approccio strutturato di chiedere ai pazienti come stanno, di chiedere quindi informazioni riguardo ai loro problemi di salute e soprattutto come questi problemi di salute cambiano in relazione a quello che è il rapporto con i servizi. È un termine che è stato introdotto recentemente dall'anno 2000, dalla Food and Drug Administration, e diciamo questo che quella che è la sua vera identità è soprattutto quella di identificare una fonte, la fonte delle informazioni, che in questo caso è il paziente, più che il contenuto. Se parliamo di contenuti, ovviamente il richiamo va a quella che sono anche le misure di esito riferito dal paziente, quindi che diciamo possono essere classificate sostanzialmente in misure generali, quindi che rilevano quella che è la qualità di vita associata alla salute, oppure la percezione del proprio stato di salute, diciamo, a livello complessivo. Un'altra categoria sono invece quelle che che vengono identificate, diciamo, come misure specifiche, e in questo caso sono misure riferite a o specifici sintomi, ad esempio il dolore, l'ansia, la depressione, o a specifiche funzioni, come ad esempio tutte le funzioni legate allo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Si tratta di un tema, quello degli esiti riferiti dai pazienti, su cui oltre ad una ampia letteratura e cominciano ad essere rilevabili anche delle esperienze condotte a livello di sistema sanitario. In particolare una delle più citate è quella del servizio sanitario inglese. E dal 2009 loro hanno avviato un programma di rilevazione di misure di esito riferito dal paziente, e in questo caso limitando la rilevazione ad alcuni interventi chirurgici. Lo scenario italiano che noi abbiamo indagato, ovviamente limitando la ricerca ad alcune parole chiave, in questo caso la parola soprattutto esiti riferiti dal paziente, ci siamo resi conto come quella che è la prospettiva dei pazienti viene declinata con molti concetti, ad esempio qualità percepita, soddisfazione, coinvolgimento, partecipazione, empowerment, umanizzazione. Abbiamo però riscontrato, diciamo, diverse criticità nell'identificare esperienze specifiche riferite alla raccolta di misure dai pazienti riferite agli esiti. Abbiamo però rilevato, adesso ve lo cito a titolo esemplificativo, un gruppo di lavoro a livello nazionale presso il Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità che si occupa specificatamente delle misure di esito riferito dal paziente ed in particolare nell'infezione per HIV e in ortopedia. Diciamo che sul piano della rilevanza del tema è sicuramente indiscussa, sia sul piano scientifico, sul piano organizzativo e sul piano etico. Il punto vero per quanto riguarda la situazione italiana è la discussione intorno alla fattibilità di un programma di rilevazione degli esiti riferiti dal paziente. Discussione che dovrebbe riguardare tanto le finalità di questo programma, dovrebbe riguardare le competenze dei professionisti che poi dovranno garantire la raccolta di queste informazioni, che riguarda tanto l'organizzazione, quindi le condizioni di contesto e le tempistiche necessarie a mettere a disposizione misure, soprattutto nei luoghi decisionali, e non ultimo anche l'aspetto strettamente politico, e quindi quella che è la volontà o l'intenzione di tenere realmente conto della voce dei pazienti e su quelli che sono gli esiti, ambito tradizionalmente caratterizzato da una prospettiva principalmente clinica e professionale.